il mafioso, non ce l'ha scritto di fronte, il mafioso soprattutto di questi tempi, soprattutto come si diceva prima, che le mafie oggi fanno riciclaggio e quindi per fare riciclaggio lo fanno non solo da un pezzo nel sud Italia, ma lo fanno soprattutto nelle regioni del nord, nelle regioni più ricche d'Italia, si appoggiano ai colletti bianchi e quindi è sempre più difficile riconoscere il mafioso. Ebbene, al di là di questo, delle difficoltà, comunque la realtà della mafia è una realtà di difficile inquadramento. Le indagini non sono facili, specie quando hai a che fare con vicende molto complesse. L'indagine, per esempio, attorno di nuovo a quel tema, attorno alla stagione dello stragismo del 92-93, la stagione della trattativa, ci sono le infiltrazioni dentro lo Stato, dentro le istituzioni, è tutto complesso. Falcone diceva: bisogna capire e dobbiamo capire e dobbiamo regolarci tenendo conto che noi non facciamo mai tante indagini e tanti processi di mafia, ma facciamo sempre la stessa indagine e sempre lo stesso processo. E che voleva dire Falcone con questa frase? Voleva dire che la realtà mafiosa è così appunto complessa, per cui tu quando fai un'indagine devi pensarla e concepirla dentro un progetto di indagine, dentro una strategia. Fai un'indagine pensando già alla successiva che devi fare, fai un processo inquadrato in un programma a lunga scadenza e quindi non lo chiudi mai l'indagine, come sono come tante scatole cinesi, ma anche come un labirinto nel quale procedi, fin tanto che non esci fuori dal labirinto non puoi dire di avere smesso il tuo lavoro. È un lavoro che si produce, si riproduce, finisce un procedimento, ce n'è sempre un altro, scopri un colletto bianco, ma ce n'è un altro da scoprire e così via. In più, l'idea del labirinto, con l'idea del labirinto, l'immagine del labirinto, ho voluto sottolineare un altro aspetto, che è quello relativo a un percorso, che è il percorso professionale d'indagine di molti di noi, cioè dire un percorso nel quale abbiamo avuto spesso la sensazione, potrei anche dire quasi la illusione, di essere arrivati vicini al traguardo, di essere arrivati vicini alla via d'uscita, e questo è quello che succede nel labirinto. Ci inoltriamo in un labirinto, siamo crediamo di avere trovato l'itinerario che ci porterà fuori, con una certa emozione e apprensione ci appressiamo a svoltare l'angolo, pensiamo che dietro l'angolo c'è la via d'uscita, ma quando svoltiamo ci rendiamo conto che invece c'è un'altra parete, un altro corridoio, un'altra svolta. A volte addirittura abbiamo la sensazione di essere ripartiti dalla casella di partenza come nel gioco dell'oca. Ecco, questo è successo molte volte, l'ho vissuto anch'io direttamente, l'ho vissuto indirettamente nel racconto che mi aveva fatto Paolo Borsellino più di una volta, perché Paolo Borsellino poi era un grande maestro non solo nelle opere ma anche nelle parole, nel senso che era un grande conversatore che sapeva raccontare, soprattutto nel periodo, i primi anni, quando io lavoravo alla Procura di Marsala. Paolo Borsellino era il procuratore capo, io sostituto assieme ad altri colleghi, erano tutti giovani sostituti, lui era un po' la chioccia, diciamo, per tutti noi, non era soltanto questo atteggiamento protettivo che vi ho raccontato a proposito delle prime minacce che mi riguardavano, ma aveva anche questo ruolo didattico in cui ci raccontava gli episodi che gli erano capitati nei tempi d'oro, diciamo così, del maxi processo con Falcone. E mi raccontava, cosa mi raccontava?
mi raccontava la grande appunto emozione in quegli anni, negli anni del maxiprocesso, quando avevano avuto la sensazione di avere a portata di mano la sconfitta della mafia. Il maxiprocesso degli anni Ottanta diede questa sensazione. Loro furono i pionieri, per certi versi, che approfittarono di un momento di risveglio e di impegno della Sicilia, ma anche del paese, all'indomani di una stagione terribile, anche quella di omicidi. Fu la stagione dei delitti politico-mafiosi, fino alla fine degli anni 70 e i primi anni 80, in cui venne sostanzialmente decapitata pezzi migliori, diciamo, della classe dirigente siciliana, i vertici degli uffici investigativi, di polizia e carabinieri, dal capitano Basile al Boris Giuliano, ai vertici giudiziari, prima Cesare Terranova, il procuratore capo Costa, sino al consigliere istruttore Rocco Chinnici, i vertici anche politici, il principale, l'autorità politica amministrativa più importante, cioè il presidente della regione Piersanti Mattarella, del partito di maggioranza relativa del tempo, la Democrazia Cristiana, che aveva avviato un percorso di rinnovamento dentro la DC, opponendosi ai Lima, ai Ciancimino e così via, e il segretario regionale del principale partito opposizione, il Partito Comunista, con l'onorevole Pio La Torre, e infine l'omicidio poi della più alta autorità rappresentante dello Stato in Sicilia, cioè il prefetto di Palermo e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Alla fine di questa stagione vi fu finalmente una reazione, che fu prima una reazione di popolo, della società che si ribellò e che chiese impegno politico, istituzionale, legislativo, e che finalmente costrinse le istituzioni politiche a fare il loro dovere, come accade appunto con la venne approvata finalmente, subito dopo l'omicidio del generale della Chiesa, in fretta e furia, la legge Rognoni La Torre, che neppure l'omicidio dello stesso La Torre, che era l'iniziale proponente della legge, aveva dato forza a questa legge, la consigliere di approvarla. Venne approvata soltanto dopo la morte del prefetto Dalla Chiesa, ma fu importantissima introduzione del famoso 416 bis, l'associazione mafiosa. Per la prima volta diventò reato il semplice fatto di far parte dell'associazione mafiosa, e poi l'introduzione delle misure patrimoniali, cioè l'aggressione ai patrimoni mafiosi, sequestro e confisca. Bene, questi provvedimenti, al di là dell'impatto importante, ma ebbero anche un ruolo politico simbolico molto importante, perché diede il segnale di uno Stato che finalmente faceva sul serio, ed ebbe subito i suoi risultati, perché la collaborazione dei primi mentiti storici, da Tommaso Buscetta in poi, ne parlo anche, c'è tutto un capitolo anche dedicato ai pentiti, anche a Buscetta, eccetera, e diede la svolta, ed è quello che consentì a Falcone Borsellino di fare il maxi processo con i primi centinaia e centinaia di mafiosi finalmente portati alla sbarra, e la convinzione che ci fosse una svolta storica per sempre. Fu in quegli anni che Falcone cominciò ad elaborare la sua frase famosa: la mafia è un fenomeno umano e in quanto tale ha avuto una sua storia, ha avuto un inizio e avrà una fine, e credettero davvero, non che fosse prossima all'eliminazione definitiva la mafia, ma insomma che si fosse sulla buona strada. Solo che così non fu, perché appena qualche anno dopo, finito, diciamo, l'ubriacatura per la reazione con il maxi processo, ridimensionata in qualche modo la mafia, che rinunciò alla contrapposizione frontale, rinunciò alla sequenza di omicidi, e contemporaneamente diventati, tra virgolette, minacciosi i magistrati invece, perché Falcone e Borsellino iniziarono le indagini sui rapporti mafia-economia, mafia-politica, erano stati arrestati
l'ex sindaco di Palermo Gian Gimino, che erano stati arrestati i potenti cugini Nino e Ignazio Salvo, erano iniziate le indagini sui cavalieri del lavoro, i ricchi e potenti imprenditori catanesi, e in quel momento si scatenò la polemica contro Falcone e Borsellino, il quale peraltro fu anche quell'infortunio di un grande scrittore intellettuale come Sciascia, che fece quell'articolo sui professionisti dell'antimafia, che venne strumentalizzato poi contro Falcone e Borsellino. A ogni modo, nel giro di pochi anni venne di fatto demolito il pool antimafia, l'iniziativa di quei magistrati venne stoppata. Beh, è quello che poi pari pari decenni dopo è successo anche a noi. Di nuovo nel 92, dopo le stragi, forte emozione collettiva, movimento antimafia di base molto, molto forte, richiesta di presa di posizione efficace all'altezza della sfida da parte delle istituzioni possiamo dire costrette a fare tutte la loro parte, l'approvazione di una legislazione antimafia finalmente appunto all'altezza della sfida, vennero approvate quelle leggi che inutilmente Falcone e Borsellino avevano richiesto, e i risultati sono visti subito: l'arresto di quasi tutti i capi latitanti, l'individuazione, se non di tutti, almeno di alcuni dei responsabili della stagione stragista, l'avvio anche di primi processi, ancora una volta, sul rapporto mafia-politica e mafia-economia. Iniziano lì il processo Andreotti, il processo Contrada, poi un paio d'anni dopo il processo Dell'Utri e così via. E sino a poi gli ultimi anni, il processo Cuffaro un po' più recente. E poi cosa accade? Ancora una volta la nostra impressione, la sensazione che si è in un momento cruciale, vicini forse addirittura allo sradicamento della mafia, tornando all'idea del labirinto, vicini alla via d'uscita dal labirinto, se non che svoltando l'angolo ci si rende conto che improvvisamente ci sono dei muri, delle pareti ancora più alte di quella di prima, che qualcuno intanto ha edificato mentre noi andiamo avanti nel labirinto. Perché? Perché la storia del nostro paese è una storia nella quale, e questo diciamo bisogna essere consapevoli, anziché varare politiche di annientamento della mafia, si sono sempre varate politiche di contenimento della mafia. Cioè, quando la mafia, diciamo così, esagera, quando la mafia semina i morti per strada con omicidi e stragi, bene, si interviene con durezza ed efficacia. Però la mafia viene in qualche modo ridimensionata, potremmo dire torna all'ovile, e quindi torna a soltanto a fare affari. Quando torna agli affari, alla finanza, si torna a fare affari con la mafia, invece che approfittare per eliminarla definitivamente. Si torna a convivere con la mafia, come disse in una apparente gaffe, un ministro di qualche anno fa, l'ex ministro Lunardi, tanto per fare nomi e cognomi, che disse che gli italiani devono rassegnarsi, con la mafia bisognava convivere e non poteva essere eliminato.